Allora, facciamo un recap di quello che è successo, ragazzi. Attenzione. Sì. No, devi accendere la camera. No, è che lo vedo, ma c'è la camera spenta. Allora, accenda la camera. Vabbè, aspettiamolo, Sì, aspettiamolo. tra poco arriva. Arrivo subito anch'io, Manfred. Fai il recap. Sei rivoluzione, sei rivoluzione. Arriva, Manfred. Allora, è successo di tutto, ragazzi. A partire da queste cose qui è stato Zaniolo il primo nome, poi c'è stato il nome di Tonali, poi scusatemi, è stato No, Fagioli il il primo primo nome è nome, Fagioli. Fagioli, e poi ci sono stati i nomi di Zaniolo e Tonali. E, non so chi ci vuol fare una panoramica. Flavio, se ci vuoi fare una panoramica proprio in ordine cronologico di tutto quello che è Allora, in successo ordine mentre noi eravamo alla GOT. cronologico, dobbiamo essere onesti e sinceri, il primo nome è quello di Fagioli. Corona lo fa ad agosto, a inizio agosto, però A luglio. passa Fura come la fuggine. stronzata di Corona, passa così. Nessuno interviene, nessuno fa niente. Poi cosa avviene? Fagioli si autodenuncia, va di sua spontanea volontà e si ammette tutto quello che ha fatto. Qui c'è un grande dibattito, un grande dubbio. La Juventus No, sapeva. perché scusami, ricordiamolo, Sciscione, legalmente un professionista non può giocare altre partite. No, per i tesserati è fatto divieto di giocare per quanto riguarda le competizioni che sono Serie A, UEFA, FIFA, FIFA. quindi tutte quelle, diciamo, tutte le partite di calcio, la maggior parte, ecco, forse potrebbero giocare, forse la Gold League al massimo. E Possono quindi fare questo. cavalli, poker, blackjack, quello lo possono fare. Basket, ping pong, olimpiadi, qualsiasi cosa, tranne che per quanto Però riguarda quella è il già una regola calcio. vecchissima, perché poi mi direte voi che problema c'è se uno che gioca in Niente. Serie A va a giocare È sul una regola, campionato Andy, non è che peruviano. non È una esistono decisione le dei regole. contratti, Una regola Andy. sbagliata. Ma Non esiste. Ecco, un'altra, la regola sbagliata. Abbiamo Crisafulli qua in persona, Andy Nani, che ha studiato il è una diritto regola tanti anni. sbagliata. Per favore, non No, litighiamo, non litighiamo, ma facciamo è una regola chiarezza. che sanno tutti, che c'è stata dal tempo dei tempi. I Appunto, e calciatori allora si può prendono. dire, allora rimaniamo al tempo dei romani Andy, dove. mi vuoi dire che Tonali, per dire Tonali, ma un No. giocatore può andare a giocare il risultato di Boca Juniors River Plate? Ma che cazzo dici? Sì. Dai. No, Vabbè, allora ragazzi. è sbagliato che non possa. Ma infatti, vi dico un'altra roba. Perdonami, no, la cosa bella è che non è che sono sbagliati i giocatori, è sbagliata la regola, cioè questa è veramente Allora, l'idiozia io vi fatta faccio persona. prego Andy, poi sentiamo Allora, vi tutti. faccio questa situazione qua. Sono ragazzi tra i 20 e i 25 anni, tra l'altro hanno perso una marea di soldi, coglioni loro, ok? Vabbè, Non ok. c'è il dolo, non c'è Ma il non ti dolo. giustifica questo? Ma che cazzo Vabbè, ve lo c'entra? sto spiegando che significa. Ah, Fatelo ok. Ma no, parlare. Andy, quando tu mi devi spiegare una cosa, per favore, io penso di essere già dentro una bara. Allora, Ecco, ecco, meno male se è prego. tolto. Allora, se ci sono questi ragazzi che evidentemente hanno un problema, perché è un problema di ludopatia, ma non influiscono assolutamente Fateli nel giocare. campionato su qualsiasi altra situazione, non c'è dolo, stanno semplicemente sputtanandosi dei soldi. Ma Quindi che cazzo dov'è dici? il Oh. Ma problema che di dici? denunciarli? Loro non è che si No! sono venduti le partite, Perdonami. ragazzi. Allora, secondo me che io pago le tasse non è giusto, però che le pagate voi è giusto. Quindi io non pago più le Allora, tasse e abbiamo vengo qua e capito, dico: scusate, ma che scusate, cazzo? questo è il Ma se c'è punto. una. Allora, sentiamo tutti. Claudia, voglio il tuo parere su questa cosa qua. Buonasera. Sei muta? Vai. Eccomi. Beh, intanto volevo fare un attimo una distinzione tra chi ha scommesso sul calcio e chi, a quanto pare, per quello che si sa ufficialmente ora, ha semplicemente scommesso su altri giochi come il poker, ma su piattaforme illegali. Quindi questa qui già sono due cose diverse, perché chi ha scommesso sul calcio, quindi al momento l'unico nome certo è Fagioli, potrebbe rischiare anche dei problemi per la sua carriera, la rescissione del contratto, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece, per esempio, Tonali Zaniolo, perché sono gli altri due nomi ad ora saltati fuori, per quanto risulta, loro hanno solo fatto giocate su piattaforme illegali, che questo Che vuol non dire, c'entra ragazzi, chi mi nulla poi aiuta con su la loro sta cosa? La carriera. differenza tra fare giocate su piattaforme legali e Che non illegali? sono autorizzati Non sono dall'MSI. autorizzati. Punto No, ma il com? problema. No, No, c'è può una. essere qualsiasi altro.
Ma è dentro i locali stessi? Cioè... Prego, c'è un prego, organo maestro, nello prego, maestro. stato, c'è No, no, no. l'AMS, devono essere autorizzati i giochi dall'AMS, che sono i giochi, diciamo, tra Sì, virgolette, però... d'azzardo. Sì, Prego, no, prego, Fabio. ovviamente, come diceva Augusto, però sembra che proprio in alcune proprio sedi fisiche, no? Tu vai a giocare e sono loro che ti giocano connettendoti a una rete irregolare, ok? Ora, se ci sia del dolo, se ci sia la richiesta, se qualcuno si mette d'accordo prima, visto che poi questi qua sono personaggi, tra virgolette, VIP, e quindi sanno, sono coscienti del fatto che, sai, tu dai, fai una scommessa, sono due computer, proprio si parla di computer collegati a reti diversi, a sistemi legali e illegali. Quindi C'è non è questo il annuncio tuo di compito. Zaniolo che secondo la Gazzetta dello Sport non avrebbe scommesso, ma nel caso rischierebbe solo qualche No, centinaia se, di secondo euro. il tuo avvocato, però questo non è confermato, anche per rispondere a Claudia, bisogna capire perché non è detto che non Sì. hanno, cioè è tutto da, perché se la Sono procura, indagati, sono. ragazzi, se la procura fa irruzione, cioè se la polizia fa irruzione a Coverciano, non è perché hanno giocato a blackjack Però a no, Coverciano. Hai ragione, Claudio. però la Infatti vi polizia fa dico. irruzione perché parla Corona, se no altrimenti No, stavano aspetta, bene le aspetta. Anche cose. su Zaleschi ha Arrivo, parlato Don, Corona, arrivo. ma Zaleschi non è stato toccato. Sì, Attenzione, ma ragazzi. Flavio, Vabbè, Flavio, io... Zaleschi non era No, aspetta, Coverciano. Augusto, gli avvocati dicono Tra una l'altro, la cosa. sua situazione è più grave, quella di Zaleschi Allora, comunque. Bergomi e poi vengo dal Infatti, gli Don. altri hanno avviso di Bravo, solo garanzia, questo. Zaleschi c'ha niente ancora. Allora, Grazie, Elio, per lui la disinformazione. parrebbe Ma che ha secondo giocato me Ma non parrebbe è cosa? Zaleschi. Parrebbe Fare attesa, Ma non mi arriva parrebbe mai cosa? l'avviso di Augusto, visto che garanzia. sai Ma tutto qual te, è quello più perché? grave? Perché Io non non so vai tutto da te. Corona e gli dici, Fabrizio, Ma so perché? tutto io, Allora, mi adesso, informo perfetto. io. 99 ha sostituito Oh, lo sentivo Corona alla proprio dal Banca della balcone, Repubblica. mamma Basta, mia, oh. ragazzi, Ma basta leggere le c'è da fare notizie, una quello parla a precisazione però. Pandora, parla. Mi è arrivato Calma, manca calma. avviso di garanzia, Zaleschi, quello parla giusto perché legge articoli Infatti non sulla gli è arrivato un stampa. cazzo, anzi la vogliono pure No, ma un liberare. attimo, ragazzi, questo è importante, si parla di ragazzi, quindi se dovete di cazzate, non le di... Cioè in No, ma... questo momento bisogna parlare di ciò che si sa, perché sono ragazzi e non vanno condannati sul parrè, lascialo ai vocali falsi che girano WhatsApp. Lasciali a quelle Io porcherie ti ho che su detto, WhatsApp girano Flavio. un attimo, girano dei nomi falsi che girano. Fatevi i cazzi vostri, si Quando parla di parla di aspetta ragazzi un attimo, Andy, illegali, Andy, dobbiamo mi parlare. scusami un attimo, fidati del Don, facciamo un passo indietro perché Manfred si è informato. Io vi stavo seguendo dal balcone, però mettiamo che uno come me, sono 3 giorni che no, OCV non andava a live, se non per la GOT, si è perso tutto. Qual è la cronologia di come sono andate le cose? Da dove è uscita sta roba No, qua? no, l'abbiamo fatta Ah, l'hai anche, l'abbiamo fatta? fatta. Sì, abbiamo fatto, abbiamo Fagioli, fatto. poi dopo Fagioli, Mi Corona ha tolgo. fatto il nome di Tonali e Zaniolo. Dopo 2 ore che lui ha fatto i nomi, la procura è andata a Coverciano e li ha sostanzialmente interrogati e presi per Notificato l'avviso di interrogatorio. garanzia. Il giorno dopo ha fatto il nome di Zaleschi, ma mentre per Zaleschi Corona ha fatto il nome, non ci sono stati sviluppi. In questo momento Zaleschi non ha avuto nulla. Su Zaniolo e Tonali, ragazzi, Tonali, e questo non è un parrebbe, è così, ha chiesto aiuto, ha detto aiutatemi perché sono ludopatico. No, infatti, come dice Però ha Flavio, chiesto sì, aiuto ma quando è tornato a ludopatico non vuol 3. dire che ha giocato sul calcio, eh? Ma Ludopatico non vuol vuol dire dire che è che non un ha criminale giocato. di Non si sa, quel però non gioco. si sa. No, sono due No, cose ancora non si sa. diverse. Sì. Grazie Ale, Poi, siccome grazie Ale. certe cose le sa solo la procura, noi non possiamo fare altro che cercare di capire anche dai media che oggi Ripensaci, Ale. sono andati dietro a Corona, se magari invece con qualche cosa che hanno saputo, eccetera, hanno... Ah, se, per esempio, secondo il Corriere dello Sport, come dice Flavio, cioè, secondo loro, i reati sarebbero, cioè, avrebbero giocato tutti su partite di calcio. E quindi c'è chi dice, è chiaro che l'avvocato dice una cosa, però per dire, se guardate il Corriere dello Sport, loro la disegnano abbastanza pesante. Come diceva Flavio, non è che sono arrivati, poi Calma, bisogna no. vedere, Ci poi rendevano calma in perché. No, io altri. volevo fare una precisazione soltanto che Prego. quando si parla di scommesse illecite e illegali, si parla di mercato nero, si parla di strozzini, No, 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 di... aspetta, aspetta, No, fidati. però non è Non... vero, non è No, no, vero. aspetta, Attenzione perché sta arrivando No, 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 un l'abbiamo secondo. detto Allora, prima. si deve togliere e mettere la cam, per favore, se no non posso farla entrare. Tra poco una Ma rivelazione. chi Allora, per favore, Manfred, siamo seri, che l'argomento è? è Allora, pesante.
Allora, io ragazzi, è tutto più o meno chiaro. Io vi dico solo una cosa, mo togliendo la legge che non si può togliere, secondo voi è grave che uno, che un calciatore, non so, uno che gioca in Serie A giochi una partita di Bundesliga? Mo so che non si può fare per la legge. Questo vi chiedo, secondo voi è grave? Come ho detto prima, no, non è grave. Poi è coglione lui, secondo che ha speso, me più... sembrerebbe che ha perso un milione e mezzo in... Perdonate, ma quando tutti... No, ma la cosa bella... Una volta. Prima c'era Asso. Scusa, Asso. Andy, ma come fai a dire che non è grave? Oh, lo sport, non solo il calcio, ci sono i valori, i principi, e tu da professionista devi dare il buon esempio, no? Che va a giocare scommesse o devi andare a mignotta, amico mio, ci sono i valori. Allora, io ti dico sta roba. Probabilmente non conosci perché tu sei come loro che giocano, Andy. Allora, Asso, ascolta me, è normale... che allora, metti che non scommettono, io non dico che sia normale o che sia giusto scommettere, allora se non fanno così, stanno sino alle 6 a giocare a FIFA, e allora anche lì il professionismo, dov'è il professionismo? Ma che c'è? Ma quello è un problema loro. Però ragazzi, ma è molto più semplice di come lo fa Andy. Quando tu firmi, Andy, quando tu firmi il contratto e ti danno tutti quei soldi, perché non ti danno quattro spi, ti danno tutti quei soldi, ti danno un regolamento e tu te lo leggi e ti sta scritto tu puoi fare questo, però Ciccione, non puoi fare questo, non puoi fare questo, non puoi fare, scusate, quel tuo non, diversa, quel tuo non puoi fare, te lo pagano, te lo pagano, sono soldi suoi, a parte che no, perché prendono tanti soldi, perché hanno tante privazioni. Vabbè, questi fanno un programma a parte. Allora c'è una spiegazione. Prego. Sì, no, questo dai, non è il solito commento post partita del Milan, ma è un breve video che non ha assolutamente la pretesa di essere esaustivo, per andare a specificare e chiarire alcuni aspetti della vicenda calciatori scommesse. Allora, io vi dirò due cose sull'illecito sportivo, perché dal mio punto di vista il profilo penale in questo momento può essere un attimo messo da parte, è meno rilevante. Guarda come si fa seria. Allora, la norma di riferimento è l'articolo 24 del codice di giustizia sportiva, che senza andare troppo nello specifico vieta ai calciatori e comunque ai tesserati in generale di scommettere sia presso soggetti autorizzati che non autorizzati, quindi non è questo il punto, non è questo che rileva, quindi di scommettere su eventi ufficiali organizzati da FIGC, FIFA e UEFA, quindi sostanzialmente punto. Anche campionato estero, parliamo. Io volevo solo dire, al dispetto della regola, quindi non me la ridite, dico a Ciccione di non ridirmi la regola perché l'ho capita, e io chiedo a Claudia, ma chiedo a tutti, secondo voi, ripeto, io so benissimo che se uno si gioca la sua ammonizione sta barando, perché va in campo, fa il fallo, si fa ammonire e ce l'ha messo in culo a tutti, e se è un mediano neanche te ne accorgi, perché il mediano lo applaudi se si fa ammonire, quindi... ma io dico, se io gioco, non so, nel Bari e mi gioco il PSG, secondo voi, a parte la regola, non si può fare? È una cosa grave? Cioè, proprio a livello di etica? Sono nella stessa categoria. Cioè, se Manfred, secondo me, sai perché sì? Aspetta che sia andata la telecamera. Vai. Vabbè, Sai perché sì? Un attimo, mi sta chiamando Gilbertrand. Sai perché sì, Manfred? Perché fai parte dello stesso circo. Esatto. Cioè, io fino, vi svelo, io fino a 2-3 anni fa ero un giocatore di poker professionista. Giocavo a poker in maniera seria, non nelle bische. E vi posso garantire che tantissimi giocatori giocavano a poker. È un problema, no. Però quando tu scommetti sul tuo circo, quindi sul calcio, non va bene. Non va bene, ragazzi. Ma più che altro io pongo una domanda. Mettiamo che un giocatore ha un amico che va nell'altra squadra, anche se non è in Italia. Gli fa una chiamata e gli dice: oh, prendimi la munizione che ci ho messo 1000 euro. Non lo può fare? Siamo esseri umani. Guarda, il salumiere, dall'alto della sua genuinità, ha capito qual è il senso della regola. La regola ha questo senso qua. Perché se noi lasciamo a libertà tutti di scommettere,
Io scommetto, gioco nella Juventus, scommetto sulla Lazio, quello della Lazio scommette sulla Juventus, quello della... Quindi si creerebbe un circolo vizioso all'interno del quale se tu... perché è chiaro che tu poi chiami quello e dici tu che hai scommesso, allora qua noi perdiamo, tu che fai? Noi vinciamo, allora uno X, e nell'arco di 30 secondi abbiamo una Serie A contaminata e Antinen se n'è accorto. Augusto, è tutto giusto quello che dici, però tu ignori un fatto, di rilevanza totale. Sì. Questi ragazzi hanno perso tutti, quindi che cosa che sono? Ma che cazzo vuol dire? Ma perdonami, io vorrei sapere questa cosa che hanno perso, dove l'hanno letta? Perché io non lo... Tu sai che Zaleski c'ha la posizione peggiore, non c'è manco avviso di garanzia. Sai quanto hanno perso i giocatori? Io non so manco quanto hanno scommesso. Stanca gli organi di stampa, stati un sacco di cazzate. Ok, vediamo che cosa uscirà, però visto che adesso stiamo a parlare... Ma che c'entra che perdono e vincono? Ma qual è la differenza? Allora, tu li stai accusando di... No, io non li sto accusando. Li stai accusando comunque non di gioca un dolo? Maestro, il dolo non c'è. Che dici? Che ideale? Che idea si è fatto? Beh, intanto molti non giocano per vincere, non è un discorso di gra... Ma cosa... io sono sempre contro il DSM perché ha messo dentro delle cagate, dei disturbi mentali, io l'ho letto un sacco di volte. Ha messo un disturbo, avevano messo il disturbo in America dei bambini all'asilo perché erano logofrenici, i bambini sono così, cioè gli davano psicofarmaci ai bambini perché erano bambini. Io ce li ho in casa e mi distruggono la casa, quindi il DSM ha stabilito, mi pare 10 anni fa, questo disturbo da ludopatia. No? Che tra l'altro è tutto controverso, devi avere almeno 4 sintomi di quelli che loro elencano. A parte che il primo, già il discorso è che si gioca di più quando sei in crisi economica, qui stiamo parlando di gente che sta bene, no? Quindi decadrebbe già tutto. Poi ci sono delle robe dove per esempio perdi le relazioni, perdi il lavoro, distruggi certe cose, poi devi nascondere, devi dissimulare. A me non sembra che questi casi... Da fuori, uno come Tonali che ha messo questa cosa e ha chiesto aiuto, non mi sembra. Io so che è di Sant'Angelo Lodigiano, so che ha questa fidanzata e poi un mio amico conosce, so che non mi sembra uno devastato da quello che ha fatto, dico da fuori. Quindi non mi sembra, nel senso ci sono cose più gravi, non metto in dubbio che possa essere un disturbo della personalità, un disturbo da DSM, però il DSM c'era la sindrome del poi c'era il film di Rambo, c'era la sindrome da ritorno del Vietnam, cioè il DSM va preso con le molle, perché poi se io stabilisco che quella lì è una patologia, poi devo curarti, c'è un giro di soldi, quindi per me sono anche un sacco di stronzate. Claudia? Ma io più che altro volevo farvi pensare solo a una cosa, cioè al fatto che sono comunque ragazzi giovani, non li sto scusando, non travisate il mio discorso, sono comunque ragazzi giovani che vanno sui social e volevo sottolineare il concetto che sui social c'è di tutto e il fatto di prendere un giro sbagliato, un'amicizia sbagliata, gli altri lo fanno perché ho letto anche questo, ma lo fanno tutti. E gli altri lo fanno, e quindi prendere questo discorso, cioè secondo me la regola va cioè è giusta per il discorso che faceva Sciscione prima, che ci sta, è assolutamente fatta così per evitare appunto quello, però al giorno d'oggi quello che voglio dire, l'attrazione che i social fanno e che ti possono deviare potrebbe averli portati, no, così li stai giustificando, questa è una giustifica e li bisogna educare, però... I ragazzi vanno aspetta, fate finire Tony. Grazie intanto a FG Inter per il ride, grazie mille ragazzi. Se noi iniziamo a dire a ogni volta che succede una cosa del genere, non li scusiamo per l'età, però ci sono delle cose che comunque, ragazzi, non è come ogni volta c'è il discorso, l'età non conta, e in questo discorso però deve contare l'età. Secondo me non ha senso proprio il ragionamento del dire io con queste coppe, cioè posso fare quello che voglio, no? Tu sbagli perché firmi un regolamento, o per come la vedo io, raga, io a 20 anni non giocavo le sfide, per esempio, per farmi idea. Calma. Io le giocavo da 12, no, prego. Anche io. Allora, il professionista... Mi dissocio. Il professionista è giusto che paghi, perché un professionista e se ha sbagliato è giusto che paghi, ma occhio a condannare i ragazzi e dire
non vi perdo. La ludopatia è una malattia, ragazzi. Occhio, e sono dei ragazzi che hanno 20 anni, 22 anni, 23 anni. Occhio a puntare il dito. Il professionista è giusto che paghi. Sarà Masiello, se è venduto una partita, ha fatto 2 anni. Loro hanno giocato, pagheranno quando. Però occhio. No, ma io non dico che devono stare in galera. Ma no, ma io non ho detto che devono. No, non ho detto che devono stare in galera 10 anni. Non l'ho detto. Ha detto che sono dei bimbi mini. Ma guarda che in galera non ce l'hanno. Un attimo. Perché ma infatti, allora penale, partiamo dalla base che. Esatto, dal punto di vista reato, penale non prendo nulla. È reato minore. La cosa che dico è che, secondo me, se iniziamo a dire ci sono i social, sono influenzabili, allora vuol dire che l'età conta, però ci sono altri contesti dove l'età pare che. L'età conta.